assolutamente. Il video ufficiale, non so se avete notato, tutto fuori sincrono completamente, sembra montato totalmente a caso, eccetera. Questo è voluto, a parte alcuni momenti di sincrono, perché i Pixies avevano un rapporto molto difficile, diciamo, con il videoclip in quegli anni. E come tanti artisti provenienti dal mondo punk, lo vedevano come un mezzo di promozione della musica molto fasullo, molto legato appunto alle mode. Ricordiamoci che appunto MTV aveva dominato gli anni 80, soprattutto con le pop star, e si sentivano proprio su un altro pianeta. Allora lo snobbavano, però allo stesso tempo la casa discografica gli chiedeva di fare dei video, per cui avremo vari esempi di video in cui i Pixies cercano di sabotare questa forma di videoclip. Adesso ne vediamo tra poco un altro, e ad esempio questo, la sensazione che ti dà, oltre al fatto di essere tutto fumo, non si capisce niente, incasinato, è montato appunto con pezzi che non corrispondono poi dopo a quello che stanno cantando in quel momento. Parliamo un attimo dell'artwork di Doolittle. Ne parlo perché, allora, innanzitutto questa è una bellissima edizione per i 25 anni di Doolittle, che è uscita qualche anno fa, e che ha appunto, mette in grande evidenza l'artwork veramente notevole fatto da Simon Balestier, le foto fatte da Simon Balestier per Doolittle. Ne parlo perché secondo me è l'artwork, uno degli artwork più belli degli ultimi anni, sicuramente degli ultimi 30-35 anni di musica rock. Ci sono, io qua ho un libretto anche originale, ve li faccio vedere direttamente, sono tutta una serie di foto tutte virate molto così tra il bianco e nero e con questi effetti particolari, riferite però a ogni brano, per cui ad esempio questa è Tame, no? Che parla di questa figura femminile un po' spietata. Questo è I Bleed, che dice As Loud As Hell, Ringing Bell, e appunto c'è la campana con i denti dentro, però in questo caso Gouge Away, e quest'altro con appunto un torso di donna con questo cucchiaio sopra e con dei peli. Sono tutte foto molto evocative, molto molto belle. Secondo me si è veramente superato con l'artwork di questo disco. Wave of Mutilation, un brano bellissimo che però non facciamo in tempo a ascoltare stasera, che parla di un businessman giapponese che si butta con l'auto nel mare, e appunto quello che succede sotto l'acqua, il granchio, no? E questi resti delle sue scarpe, una specie di suicidio rituale in questo caso. Quindi un artwork veramente particolare per Doolittle, che anche rende il disco ancora più prezioso, oltre al fatto che appunto viene riconosciuto come uno dei dischi più belli nella storia del rock degli ultimi anni. Il brano prossimo che andiamo ad ascoltare si chiama Here Comes Your Man, è il brano più pop in assoluto probabilmente registrato dai Pixies, tant'è che i Pixies non volevano pubblicarlo. Questa è una cosa interessante, appunto per questo ethos un po' underground che avevano derivante dai gruppi della scena punk degli anni 80. L'avevano registrato, Derek Francis racconta di averlo composto intorno ai 15 anni, quando aveva circa 15 anni, quindi prestissimo. L'avevano anche pensato di registrare per il demo del Purple Tape, poi non lo registreranno, e in generale lo terranno sempre lì, come a dire, ma sì, ma quello è il brano pop, non ci interessa. Ovviamente nel momento in cui sono su un'etichetta importante che gli chiede delle hit, ci provano, e viene messo appunto sul disco Doolittle, però non con tanta convinzione, viene tutto fatto abbastanza non in maniera molto convinta, a partire dal video che vedremo, che ha un sabotaggio veramente memorabile, non vi anticipo niente. E per esempio non la suonavano quasi mai dal vivo, adesso la suonano, però ai tempi l'hanno suonata pochissime volte, appunto perché la tenevano in scarsa considerazione per la struttura molto pop e con poche stranezze. Avrebbe potuto diventare il loro singolo di lancio, si dice anche che li avessero chiamati dai talk show americani, quelli in cui suonano per suonare, e loro hanno detto no, noi suoniamo, ma non suoniamo Here Comes Your Man, è come noi volevamo farvi suonare quella. E quindi in questa maniera si sono bruciati un sacco di opportunità, e c'è un po' questa tendenza all'autosabotaggio nella storia dei Pixies, che gli ha impedito di diventare così famosi come avrebbero potuto durante la loro carriera, lo sono diventati dopo. Vediamoci il video di Here Comes Your Man, non vi dico niente, ma direi che uno dei sabotaggi più clamorosi nella storia del video musicale.